ragazzi, la stanza dietro di me è molto interessante, però non mi sono soffermato a fare il video perché c'è una finestra aperta e fuori sento dei rumori un po' strani, quindi non vorrei che magari c'è qualcuno, quindi esploriamo le prossime stanze. Cosa c'è qua? Veleni. Minchia. Ma veramente? Eh sì, veleni, cazzo. Non mi vicino neanche. Madonna mia, ma cosa è successo? Lì guarda che sono esplosi, tipo. Sì, li ho toccati prima. E poi ho messo le mani sopra. Ma come se la maschera si è vista qualcosa qui in mezzo. Cos'è? Questo è un muro. Cos'è? Ah, per indicatori. Indicatori di cosa? Mi sa per vedere, capito? Ok, sì. Che figata, bello. Visto quanti microscopi che ci sono? Ecco, faccio il video da qua, ma non mi avvicino ulteriormente. Aspetta, non so se hai notato, c'è veleni e poi sopra c'è la croce, tanto per non dire va in paradiso quando apri questo armadio. Guarda quei strumenti pantera, tipo rimasto Geppetto sembra. Magari sono Geppetto. Altri veleni. Mi chiama, che posto era sto qua? Non so se vedete l'edificio quanto è grosso, ma noi per adesso abbiamo esplorato solamente una minima parte. Ragazzi, questa parete alle mie spalle molto probabilmente dà sulla parte attiva dell'edificio, quindi meglio che ci stiamo a guardare. Camere, mi sa che siamo nella zona di Genza. Ma... ecco, quello l'ha infizzato, mi sa, e l'ha bruciato anche, poveretto. Guarda però. Eh sì, questa è una camera. Tra l'altro effettivamente le camere erano veramente, veramente brutte, cioè non ci saremmo voluto stare qua dentro. Questa è una mappa del posto che è gigante, noi siamo qua. Ah, e qui hanno accatastato altre sedie e altri tavoli, come piano di sotto. Qua è stato un botto di gente. Non so, c'è cagare in bagno. Mi sembra che hanno accumulato un mucchio di scontrini, probabilmente qualche vecchio registratore di cassa che ha lasciato lì, e lì è passato un gatto, tra l'altro. Aspetta, guarda, un cazzascampo. Un cazzascampo vecchissimo. Ok ragazzi, stiamo andando avanti veloce perché queste qua sono tutte camere,
e il tempo stringe, quindi stiamo evitando di entrare in tutte le stanze che sembrano uguali. Mi dice, quanto cazzo è grosso sto posto? C'è sembra un tunnel senza fine. Cioè, ovunque vado, ovunque quanto ci sono corridoi. Questo è un salone, sembra. Figa, veramente inquietante. È veramente un salone inquietante, detto. Non lo so. Il cane sta abbastanza nuovo. Qui tante, guarda. Cioè che ci fa una culla qua in mezzo. Spero proprio di no. Non ho idea. Altri corridoi infiniti. Ragazzi, stiamo velocizzando l'esplorazione perché il tempo stringe. Qui stiamo seguendo direttamente i cantelli per andare a aver fatto cuore. Mamma mia, terrificante. Eh? Bello. Forse da qua riesco a vedere il... si è aperto il... Cazzo, in questo corridoio va nell'altra ala del palazzo. Faccio una foto anch'io perché è da canturino. Ragazzi, questo corridoio è veramente da film degli orrori. Che per stare qua di notte non serve spettacolare. Fa una escursione di notte con dentro sarebbe uno spettacolo. Eh sì, qua iniziano i bagni, iniziano. Come si? Ah, qua altre scale? Sì. Eh sì, qui ci sono le vasche. Questa stanza cos'è, guarda? Quale? Questa qua. Questa è come quella? Tutto così strano, insomma. Sì, tutto così. Tutto che è così. Qui davanti. Ok, siamo in questo corridoio dove sembra ci siano tutte queste stanze con delle vasche da bagno. È un corridoio lunghissimo e tutte le stanze sono uguali. Cioè in ogni stanza c'è un lettino e una vasca da bagno. Cioè non c'è un cazzo d'acceso qua dentro. E cos'era? Non è che viene da fuori, sembrava da dentro. No, era qua. Andiamo, andiamo. Non so cos'è. Questo? Magari c'è qualcuno. C'è qualcuno? C'è qualcuno?